secondo video. E, però abbiamo un piccolo problemino e quindi oggi registreremo direttamente con questo. Con molto grip e diciamo il telaio sul posteriore non riusciva a stare fermo, ma eravamo un po' contrastanti sulle opinioni. Chi diceva che aveva un po' troppo anteriore e chi diceva che bisognava un po' stringere il posteriore. Quindi abbiamo deciso per l'anteriore e quindi ci siamo concentrati sullo stringere la carreggiata anteriore per vedere cosa comportasse. Sarebbe dovuto essere un video a due, ma... Francesco è rimasto a piedi letteralmente. Ma come avete visto, purtroppo mi si è rotta la campana, quindi ho dovuto abbandonare molto presto. L'anteriore sembrava andasse un po' meglio perché nelle curve sembrava avere più scorrevolezza. Per un riscontro migliore ho chiesto il parere di Francesco e ha iniziato un turno con il mio kart. Gustatevi il video. L'anteriore è troppo, cioè come tocchi lo specchio si punta, è allucinante. Come avrete sentito, aveva un anteriore che a parer mio era qualcosa di allucinante. Come toccava il volante, il telaio tendeva proprio a puntare e a fare da perno sull'anteriore. Abbiamo dunque optato per stringere leggermente l'anteriore e, sicché avevamo delle gomme totalmente finite, abbiamo messo delle Vega XH che erano leggermente più dure rispetto a quelle che avevamo. Thank you.
totalmente peggiorata. Vuoi forse perché era pomeriggio e la pista si era scaldata e la situazione era totalmente cambiata, abbiamo deciso così di optare ad altro. Abbiamo deciso di stravolgere il telaio scaricandolo all'anteriore, stravolgendo tutto quello che era il setup. Andava veramente meglio, però causa stanchezza oppure pista che comunque non era più gommata come la mattina e soprattutto l'inesperienza con alcune traiettorie sbagliate, non si vede molto nei video, ma posso dirvi dalle sensazioni che era veramente cambiato. Comunque vi lasciamo e Adesso con questo video per adesso è tutto e in descrizione vi lasciamo il nostro link della pagina Instagram, il link della pagina Facebook, mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace se vi è piaciuto, e cliccate sulla la campanella per campanella mi rimanere aggiornati. raccomando, importante, aggiornate, almeno vi arrivano le notifiche nel momento in cui noi caricheremo il prossimo video, che sarà una grandissima Sorpresa per cosa, tutti. una cosa proprio Quindi vi esagerata. consiglio di rimanere aggiornati su tutto quanto. Alla prossima! Ciao!